ci vuol fornire qualche dato? Partiamo dai dati, no? E poi arriviamo anche alla variante e alla questione dei tamponi antigenici, perché ieri è venuta fuori anche questa storia che insomma non sono esattamente certi. Ma, come tutti avranno avuto modo di rendersi conto, la circolazione virale, seppur in misura più contenuta rispetto agli altri paesi europei, sta aumentando anche nel nostro paese. Siamo passati più o meno, diciamo, da circa 2.500 casi al giorno della metà di ottobre ai 9.500 di ieri, quindi praticamente li abbiamo quasi quadruplicati. Il dato positivo, se preferite la parte mezza piena del bicchiere, è che di fatto a fronte di questo aumento di casi l'impatto sugli ospedali, grazie all'elevata copertura vaccinale presente nel nostro paese, è, diciamo, in qualche maniera ammortizzata, perché di fatto noi in un mese abbiamo avuto un incremento di pazienti ospedalizzati in area medica da quasi 2.400 a 4.500 e in terapia intensiva da 338 a 549. Quindi di fatto, diciamo, a fronte di un incremento dei casi, è la chiave di lettura che dobbiamo avere noi ora in quest'era, diciamo, vaccinale rispetto all'era prevaccinale, che i casi possono aumentare anche di tanto, ma fortunatamente l'impatto sugli ospedali è minore. Sono evidenti due cose, Gaia. La prima è che comunque all'incrementare dei casi aumentano sempre il numero dei pazienti ospedalizzati. La seconda è che rispetto all'era prevaccino noi oggi abbiamo circa 150.000 casi attualmente positivi, e di questi il 3% sono ospedalizzati e lo 0,3% vanno in terapia intensiva. Nella seconda ondata, quindi più o meno l'anno scorso in questo periodo, queste percentuali erano più o meno doppie. Quindi questo dimostra inequivocabilmente quello che è l'effetto protettivo della vaccinazione nei confronti della malattia grave, e ovviamente sottolineando che questa copertura, come sappiamo, sta diminuendo e quindi è importante accelerare con le terze dosi. Della percentuale degli ospedalizzati, sono vaccinati o non vaccinati? Per il 70% sono non vaccinati. E una quota sono persone che hanno completato il ciclo da oltre 6 mesi. Quindi le due strategie, o se preferite, diciamo, i due talloni di Achille, anche se il tallone di Achille sono uno: da un lato sono circa 7 milioni di persone che non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino, dall'altra il fatto che comunque la copertura vaccinale, la protezione vaccinale diminuisce dopo 6 mesi, e quindi bisogna accelerare con le terze dosi. Su questo purtroppo siamo un po' indietro, perché nonostante sia stata, diciamo, sdoganata dalla metà di settembre, soprattutto in alcune regioni il tasso di copertura, soprattutto degli over 60, è ancora abbastanza basso. Sono circa il 45% degli ultra ottantenni, ma meno del 20% nelle fasce 60-69, 70-79. Quindi questa, diciamo, è una parte che bisognerà in qualche maniera incrementare nei prossimi giorni. Senta, professore, adesso noi siamo alle prese con quella che è la variante plus, no? Così viene definita, che corre più velocemente. Addirittura stamattina c'era scritto è veloce come la varicella, come contagiosità. E può sfuggire ai tamponi antigenici. La seconda domanda, credo che sia opportuno anche aspettare un po' un consolidamento di questi risultati preliminari. Gli studi ancora sono pochi, quelli iniziali parlavano di una maggiore contagiosità rispetto alla Delta del 10-15%, nell'ultimo report inglese di venerdì scorso si parlava intorno al 20-25%, però ribadisco, ancora si tratta di numeri relativamente contenuti rispetto alla prevalenza di questa variante. Come sappiamo, si sviluppano sempre varianti più contagiose. Se quanto questa sia realmente preoccupante, ancora non abbiamo le certezze assolute per poterlo definire. Sicuramente, voglio dire, è uno degli elementi da tenere in considerazione sotto osservazione. Lei è d'accordo con la stretta, diciamo così, sul Super Green Pass verso la quale si sta muovendo il governo? Può essere, quantomeno un fattore di protezione però per quelli che sono vaccinati? Ma guardi, in questo momento ci sono due aspetti da considerare, uno sanitario e uno sociale. Quello sanitario è che noi dobbiamo aumentare il più possibile le coperture vaccinali e comunque fare in modo che persone, anche con l'esecuzione del tampone, frequentino o non frequentino determinati ambienti. L'altro è quello sociale. Allora, non le nascondo, ci siamo già espressi pubblicamente con il nostro report la scorsa settimana, che
Comunque, io vedrei molto più lineare l'applicazione dell'obbligo vaccinale, in particolare per alcune categorie, come diceva lei, di lavoratori in particolare esposti al pubblico, perché la mia sensazione è che il livello di tensione sociale che abbiamo raggiunto nel nostro paese farebbe in modo che questo Green Pass rafforzato crei ulteriori spaccature senza incrementare le coperture vaccinali. Quindi se l'obiettivo è quello di creare ambienti più sicuri va bene, ma se l'obiettivo è quello di incrementare le coperture vaccinali, la strada più lineare, peraltro consentita anche dal nostro articolo 32 della Costituzione, è quella dell'obbligo vaccinale, partendo verosimilmente da quelle che sono categorie di lavoratori più esposti al pubblico. Faraone, allora, cominciamo dal punto del Super Green Pass.